Come fare teatro al tempo della pandemia? Ne parlo in questo video post, oggi, domenica 31 maggio 2020, a seguito di una bella iniziativa che Rai 5 ha portato avanti ieri, sabato 30 maggio 2020. Infatti c'è stata la maratona teatrale, con una serie di spettacoli, di lezioni, di documentari e testimonianze. Mi riferisco soprattutto allo spettacolo di Edoardo De Filippo, ad esempio, Ditegli sempre di sì, registrato in televisione nel 1962, al Pinocchio di Carmelo Bene e al Giardino dei Ciliegi con la regia di Giorgio Strehler. Da ricordare poi un altro spettacolo ancora, quello di Emma Dante, e la bella lezione tenuta da una tremenda coppia del teatro italiano, cioè Giorgio Albertazzi e Dario Fo. Quali idee arrivano da questa maratona teatrale? Quali sono gli spunti che possiamo trarre e fare nostri, sia come attori che organizzatori e persino spettatori? Beh, innanzitutto vorrei cominciare da quello che ha detto Pippo Del Bono, il quale ci ha ricordato che il teatro è fondamentalmente incontro tra le persone e ci riporta questo all'etimo di teatro, al greco teatron, cioè incrocio di sguardi. Il teatro etimologicamente è il luogo dove gli occhi si incontrano. Ebbene, in questa pandemia gli occhi sono diventati fondamentali, il mezzo di comunicazione più importante, perché se la maschera copre metà del volto, beh, ci rimangono gli occhi per comunicare tra di noi. E un po' la nostra comunicazione per strada è cambiata, si usa un po' di più il corpo, molto di meno la voce per salutarsi, e i gesti diventano più ampi per salutare. Per esempio, si alza di più la mano, si mostra di più il corpo, e questo è l'effetto di qualsiasi maschera che si indossa. Una volta che si mette una maschera sulla faccia, il corpo si attiva per comunicare. Quindi, paradossalmente, in un tempo in cui è diventato difficile fare teatro nel luogo teatrale di tradizione, tutti quanti stiamo facendo teatro per strada, e persino la nostra voce, la fonè, tanto cara a Carmelo Bene, è cambiata, perché proprio si sente che la voce cambia se io metto qualcosa davanti alla bocca. Il suono non è più diretto, ma deve risuonare attraverso i muscoli facciali, che è quello che avveniva durante il teatro nell'antica Grecia e durante il periodo romano. Quindi è come se stessimo tornando alle origini. Questo ho colto nel messaggio di Pippo Del Bono. Poi c'è stato Marco Baliani, il quale ha parlato di teatro ecologico, perché giustamente Marco ci ricorda che questo virus è già l'effetto del cambiamento climatico in corso, e questo ci ricollega a quello che dice David Quammen in Spillover. Se noi distruggiamo l'ambiente dove i virus normalmente convivono con piante e animali, è normale che questi virus prendano noi come bersaglio. E Baliani ci dice anche: chissà quanti altri virus arriveranno una volta che si saranno sciolti i ghiacci. Quindi occorre anche a teatro un pensiero ecologico, tornare all'essenzialità del teatro. E da questo punto di vista lui parla di un teatro virale, di drammaturgie virali. Dobbiamo
adottare gli stessi meccanismi che usa il virus per diffondersi, cioè le drammaturgie devono contagiarci e dobbiamo facilmente trasmettercele, e magari di questo parleremo meglio un po' più avanti quando vi sottolineerò alcuni aspetti. Dopo queste due testimonianze fondamentali, possiamo anche fare riferimento a una grande lezione che ci è arrivata da Luca Ronconi, con l'utilizzo di spazi e linguaggi teatrali in luoghi che normalmente non ospitano il teatro, e gran parte della carriera di Ronconi è stata dedicata a questo. Vi invito a guardare di nuovo la maratona teatrale, o almeno alcuni passaggi, su RaiPlay, per vedere proprio come ha lavorato Ronconi e come la sua lezione oggi per noi diventa di nuovo importante, di nuovo utilizzabile. Infine vorrei ricordare la testimonianza di Gabriele Vacis. Lui dice: apriamo i teatri anche quando si fanno le prove. Se le persone vengono allo spettacolo, e magari sono di meno rispetto al passato, perché bisognerà adesso rispettare le distanze, quindi non tutti i posti sono assegnabili, molti di questi devono rimanere vuoti. Allora, come si fa con le economie delle compagnie? Invitiamole anche a venire durante le prove, facendo pagare un biglietto per questo. A molti interessa. E Gabriele Vacis ci ricorda anche che non c'è più un pubblico di soli spettatori, molti degli spettatori sono anch'essi attori o frequentatori di corsi e laboratori teatrali. Bene, dopo aver parlato di questa maratona, io vorrei ricordare che non è la prima volta che il teatro si ferma. Il teatro è rimasto chiuso per 1000 anni durante il Medioevo, periodo in cui la Chiesa Cattolica non permetteva lo svolgersi degli spettacoli per strada. Le compagnie proprio non potevano esibirsi. Da questo si è sviluppata la tradizione del teatro giullaresco, dei giullari che andavano per strada, nei mercati, laddove c'era un po' di gente, facendo fondamentalmente un teatro di strada, al quale tra l'altro Marco Baliani ci invita a tornare. Il teatro poi è rinato con la Commedia dell'Arte del 1500, quando questi giullari si sono messi insieme di nuovo e hanno fondato le prime compagnie di giro, quelle della tradizione della Commedia dell'Arte, portando però dentro la Commedia dell'Arte tutta una serie di trovate giullaresche, di lazzi, di scherzi e via dicendo. Quella tradizione poi ai giorni nostri è stata in buona parte ripresa anche da Dario Fo, che tra l'altro ha ripreso proprio anche il linguaggio che utilizzavano i giullari, il gramlò. Adesso vorrei portare la vostra attenzione su quello che intanto sta già accadendo. A Pesaro, dal 15 al 27 giugno, c'è una rassegna teatrale, la prima che si registra dopo la chiusura dei teatri e degli spettacoli teatrali in giro, e si chiama simbolicamente Torna Teatro. Tra l'altro, uno degli spettacoli di punta, quello di apertura, è Radio Clandestina del caro Ascanio Celestini, un suo cavallo di battaglia che porta in scena ormai da anni. E infine vorrei chiudere questa mia testimonianza con tre idee per fare teatro al tempo della pandemia. Il primo, chiamiamolo così, è il Remote
theater, cioè il teatro da remoto, il teatro a distanza. In tanti ci stanno dicendo che il teatro si fa teatro, quello che c'è in televisione è un'altra cosa, quello che avviene attraverso le tecnologie è un'altra cosa ancora. Ci sono dei puristi del teatro, con tutto il rispetto per la loro posizione. Ma il teatro, per definizione, è capace di trasformarsi, di inventare nuovi linguaggi, poi di rimetterli di nuovo insieme. Allora, il teatro fatto persino da casa, attraverso il telefonino, attraverso il computer, è una strada che non solo dobbiamo esplorare per necessità, ma diventa ontologicamente ora di nuovo teatro. Ci dà dei nuovi elementi e alcuni stanno facendo così, fanno degli spettacoli visibili online, si paga un biglietto, uno vi accede e se li guarda. Ma trasmettere uno spettacolo su internet diventerà importante anche per gli spettacoli fatti a teatro, perché visto che gli spettatori adesso sono diminuiti, un'altra buona parte di spettatori può vedere lo spettacolo via web. Quindi su questo bisognerà, anzi già in tanti ci stanno lavorando sicuramente. Un'altra idea è quella di portare il teatro in luoghi non solo dove tradizionalmente non si fa teatro, via dicendo, ma proprio in mezzo alla gente. Il teatro in strada, di cui parlava Marco Baliani, il teatro di quegli attori che per strada, proprio chiedendo i soldi a cappello, come si dice nel gergo, cioè con le offerte, devono imparare tecniche fondamentali di comunicazione. O sei bravo, se no la gente non ti dà i soldi. E allora sì, che sviluppi tutta una serie di idee, di energie, di possibilità, altrimenti semplicemente non mangi. Credo che sia una bella lezione per tutti gli attori. Terza idea. Bene, portare il teatro di nuovo a domicilio. Io l'inverno scorso ho portato avanti proprio un progetto di questo tipo che si chiamava In Home e magari presto lo riprenderò. Il teatro nei bar, ad esempio, visto che ora come ora ci sono tutta una serie di tavolini all'esterno, soprattutto d'estate. Gli spazi sono aumentati perché ci sono più distanze da rispettare. Ebbene, portiamo il teatro in mezzo a queste persone, mettiamoci d'accordo con il titolare o la titolare del bar ed esibiamoci con mini spettacoli per queste persone. E un'altra cosa che ho notato è che davanti ai supermercati, ma anche a tanti altri negozi, si sviluppa sempre una bella coda perché non si può entrare più tutti insieme e lì ci si annoia un po', molti si mettono a guardare un po' il telefonino, a comunicare, a fare delle cose. Ebbene, perché non pensiamo ad una forma di teatro, di intrattenimento per queste persone? Fatemi sapere nei commenti che cosa pensate di questi spunti, di queste idee, che cosa state facendo voi per portare avanti gli spettacoli teatrali e vi do appuntamento al prossimo post. Ciao e grazie!